Scegliere un iPhone quest'anno non è cosa semplice. Apple ha messo sul piatto ben 4 differenti modelli. L'iPhone 12 Pro Max è quello sulla carta più adatto per gli amanti di foto e video. Costruzione 7. La cura costruttiva non si discute, qualità dei materiali, finiture impeccabili, giuste scelte cromatiche. Voto non troppo alto, poiché la sola certificazione IP68 migliorata quest'anno non basta più per un design ormai obsoleto. Prossimo alla pensione. Display 9. Lo schermo dell'iPhone 12 Pro Max è un Super Retina HDR da 6,7 pollici a 120 Hz e senza troppi fronzoli è uno degli schermi più belli che si possono avere su uno smartphone, con la gamma cromatica P3 coperta quasi per intero e una precisione vicino al 100% per lo spazio colore sRGB. Risoluto. Hardware 8. iPhone 12 Pro Max al suo interno c'è il nuovo processore Apple A14 a 64 bit, un piccolo mostro da quasi 12 miliardi di transistor. Il Pro Max è una scheggia in ogni situazione, come già era una scheggia la serie 11 Pro. Parlare di velocità su un iPhone come su ogni smartphone in fascia alta è ormai irrilevante. Non si tratta del più potente sul mercato, ma con iOS a bordo non serve. Potente al punto giusto. Batteria 8,5. Si sono fatti passi da gigante nel settore batteria. Dai primi iPhone a questo 12 Pro Max ci sono anni luce di distanza tecnologica. Fotocamera 9. iPhone 12 Pro rispetto all'anno scorso monta un nuovo obiettivo a 7 elementi f1.6. Questo garantisce un leggero vantaggio in termini di profondità di campo e permette in modalità notturna la cattura di più luce. Rispetto allo scorso anno, l'immagine viene processata dal nuovo algoritmo Smart HDR 3. Se il video ti è piaciuto, continua a seguirci.